Buonasera di nuovo a tutti. Questa è una presentazione dei corsi di giugno che saranno dedicati alla pronuncia, alla fluency dell'inglese e vuole essere, perché voglio dire, giustamente investito un'ora del vostro tempo per stare con me, cercherò di dare anche qualche suggerimento pratico anche per coloro che poi alla fine della fiera magari decideranno di non fare il corso. Però insomma io spero che quando faccio queste presentazioni non le troviate soltanto meramente e brutalmente pubblicitarie, ma ci troviate anche qualche contenuto interessante anche qualora effettivamente non decideste di non partecipare. Quindi questa sera, diciamo così, il contenuto bonus. Un paio di consiglietti, diciamo così, per chi come me ha l'orecchio di legno e quindi può beneficiare di un approccio più cognitivo alla pronuncia, perché poi alla fine della fiera si tratta di questo. Insomma, la pronuncia è una cosa che si assorbe, però c'è qualcuno che la assorbe più facilmente degli altri. Allora, quelli come me, che cosa possono fare? Questa sera magari do qualche consiglietto in questo senso. Ovviamente vi presento anche i corsi che da questo punto di vista sono molto più efficaci, perché lo fai tutto questo lavoro qua in maniera sistematica e con la madrelingua. Però spero di poter lasciare, diciamo così, un piccolo cenno utile per tutti quanti. Ok, allora, se non ci sono domande preliminari, io prendo e parto con la presentazione di oggi. Nella riunione di oggi comincio sempre con un piccolo cappellino per spiegarvi che cosa bolle in pentola. Presento i corsi di pronuncia che saranno guidati dai miei colleghi di madrelingua inglese e che cominciano il 17 di giugno. Okay? Sono due programmi che del corso Pronunce Fluency. Il programma 1 è pensato per chi insegna alla scuola dell'infanzia, prima, seconda e terza primaria. Il programma 2 è invece pensato per chi insegna alla quarta, quinta primaria e alla prima media, insomma alle medie e a delle prime, quindi l'intorno della 1. Perché due programmi diversi quando la pronuncia ovviamente dell'inglese è solo una? Perché sono corsi pratici nel quale con il madrelingua vi allenerete a dire parole e frasi che si utilizzano in classe. Quindi sostanzialmente i programmi sono separati da quel punto di vista lì. Nel programma 1 si lavora sulla pronuncia soprattutto delle parole, quindi i topics tipici, no, dei bambini piccoli che vanno i numeri, i colori, le parti del corpo, le parti della casa, il cibo, eccetera. Nel programma 2 invece lavorerete soprattutto su frasi, ok? Quindi abbiamo un po' superato lo step della parola e lavoriamo soprattutto su frasi. E le frasi su cui lavorerete sono le frasi dell'intorno, diciamo così, del livello A1, quindi grosso modo le situazioni comunicative che vengono presentate alla fine della scuola primaria, quindi che ne so, fare shopping, chiedere informazioni, per esempio per raggiungere dei luoghi, leggere una mappa, oppure che ne so, descrivere delle persone, descrivere degli animali, ok? Quindi vi eserciterete su quel tipo di frase lì e con la guida del madrelingua. Questo è il motivo per cui l'inglese è uno, ma i programmi di approfondimento della pronuncia sono due. C'è tra l'altro anche una differenza, poi ne parliamo dopo, sull'impostazione del corso. Il programma 1 dà molta attenzione al discorso dei fonemi, okay? Sia l'identificazione che la rappresentazione dei fonemi e delle intonazioni fondamentali ascendente e discendente. Mentre il programma 2 insiste sul connected speech, perché nel discorso della frase, anche negli invalsi, c'è già il connected speech, quindi noi dobbiamo avere consapevolezza per capirlo e per insegnarlo, ok? E come il ritmo della frase influisca sulla pronuncia, cioè come certe parole vengono pronunciate in maniera più articolata, mentre altre vedono la riduzione delle sillabe, particolarmente delle vocali, a suoni centrali, schwa. Perché la pronuncia inglese è una pronuncia che si modifica a seconda del ritmo. Quindi queste sono le due specificità, diciamo così, di tipo didattico, oltre che di pronuncia, dei due corsi. Due parole dirò anche sul corso che ho presentato la scorsa settimana, che ovviamente adesso in questo momento, diciamo così, è il più vicino al mio cuore, non per altro perché è il più vicino alle ricerche che ho condotto nell'ultimo anno, cioè quello che assomiglia, raffronta la musica e il linguaggio
viaggio e che identifica delle strategie musicali per imparare a pronunciare l'inglese. In questo caso lavoriamo moltissimo sul ritmo, evidentemente, però lavoriamo anche sulla grammatica e la trasformazione delle frasi utilizzando degli strumenti musicali che sono i jazz chants, ok? Per cui è un corso sempre tenuto da un insegnante di madrelingua, un insegnante di madrelingua che è una cantante lirica, tra l'altro, è musicista, che vi insegnerà a pronunciare l'inglese cantando, e poi tra l'altro troverete nella piattaforma tutte quelle canzoni che ne abbiamo composto apposta per illustrarvi la forma dell'inglese e potrete utilizzare in classe con i vostri bambini. Questo corso non ha una suddivisione perché è veramente utile a tutti, tra l'altro un corso fatto così non l'ho mai visto, per cui insomma è abbastanza originale e va bene anche per chi insegna gli adulti. Dalla scuola dell'infanzia ai 99 anni va sempre bene. Questo, poi ve lo manderò via mail, è il programma per cui potete scegliere i giorni e gli orari che preferite tra questi che vedete. Per il momento facciamo partire 5 gruppi di pronunce fluency, rispettivamente ci sono 2 gruppi 1 e 3 gruppi 2 per il momento, perché stiamo avendo più richieste di gruppi 2 sostanzialmente. Poi ve lo mando, così potete scegliere il giorno e l'orario che preferite. Saranno 2 volte alla settimana, perché durante l'estate, a mio avviso, è più utile una frequenza più intensiva. Ogni lezione dura 45 minuti, in modo tale da tenere caldo il sistema. Quindi, poi, ripeto, ve li mando via mail e potete scegliere i gruppi che preferite. In questo momento sono tutti confermati, per cui, no, tranne l'ultimo, che effettivamente manca una persona per raggiungere il numero minimo, ma sono tutti confermati, quindi potete scegliere liberamente. E poi, invece, sotto vedete i 3 Beats and Builds, quindi i gruppi del corso musicale di pronuncia inglese, perché è esattamente questo. Anche qui abbiamo, l'unico problema è che l'ultimo, questo qua, il primo, ha soltanto un posto disponibile perché è pieno praticamente, però insomma gli altri si possono ancora scegliere, c'è ancora una buona disponibilità. Ok, questo per raccontarvi grosso modo dal punto di vista organizzativo. Andiamo nel merito. Che cos'è pronuncia fluency? Nella mia testa nasce come il corso di business English per insegnanti. Cioè, l'anno scorso, quando ho costruito questo corso, è nato tutto dall'idea che quando noi prepariamo, per esempio, come scuola di lingua, un manager per una presentazione, per esempio, noi non è che gli insegniamo tutto l'inglese, non gli interessa avere tutto l'inglese, gli interessa diventare bravo per quella cosa lì che serve a lui. Quindi se lui fa delle presentazioni che parlano di marketing e il marketing, che ne so, delle vending machine, per dire una cosa che ci è capitata recentemente, noi lo formiamo sulle parole, sulle frasi che dovrà dire quando fa il suo lavoro con le vending machine, particolarmente nelle presentazioni. Perché? Perché è utile, perché lo motiva a lavorare sulla lingua che effettivamente utilizzano. La stessa cosa, secondo me, è valida per gli insegnanti. Per carità, non dico che un insegnante non ha un vantaggio, anzi ce ne ha moltissimi, no? Facendo un corso di inglese generale o un corso di inglese per le certificazioni. Ma viva Dio, sapete benissimo che il corso di inglese per le certificazioni non vi fa lavorare sull'inglese che poi utilizzate in classe. Particolarmente, che ne so, se fate delle certificazioni anche di livello alto, sapete un inglese profondo, ma non è l'inglese che utilizzate in classe. Ok, quindi magari fare molti molti sforzi per arrivare a un B2, a un C1, eccetera, paradossalmente è molto indiretto rispetto all'inglese che utilizzate ogni giorno. Se non avete bisogno del punteggio, la certificazione serve a quello, forse, e avete poco tempo, potrebbe essere più utile, più strategico lavorare sull'inglese di classe, esattamente come facciamo nei corsi di Business English. Lavoriamo sull'inglese che serve al manager, ok? Se il manager delle vending machine avrà un tipo di lavoro, il manager che si occupa, vatte la pesca, di macchine, si avrà un altro lavoro e pratica l'inglese che gli serve. Questa era un po' l'idea, no? Che ci stava dietro. Quindi, sono corsi di inglese. Ok, sono corsi mirati per chi l'inglese, per chi l'inglese lo insegna, ok? L'obiettivo specifico di questi corsi è portare
l'insegnante sentirsi più a proprio agio in classe, quindi parlare inglese in classe di più, perché invece io come formatrice di insegnanti di inglese riscontro una certa insicurezza nel parlare in modo prolungato in inglese in classe, e invece è importante creare proprio delle bolle, io lo dico sempre, nei momenti English only, in cui non utilizziamo la lingua ponte e evitiamo di missare nella stessa frase una parola inglese, una italiana, due in inglese, una in italiano, ma non sono nella stessa frase, anche nello stesso quarto d'ora, cioè noi dovremmo essere abbastanza fluenti e sciolti per parlare in inglese, punto. E questo corso qua nasce un po' per questo, perché io ho percepito nei corsi che è una cosa che in effetti uno tende a fare magari un po' meno, perché si sente meno sicuro, teme di sbagliare, magari non è completamente fluente o non si sente appunto padrone, diciamo così, della pronuncia inglese, e teme di insegnare errori, magari si affida più facilmente agli audio. Però gli audio del libro sono importanti, va bene, va benissimo l'audio del libro, però un audio di un libro è molto più difficile da capire per il bambino, è anche molto meno coinvolgente rispetto all'insegnante che gli parla. Dobbiamo parlare in inglese in classe e dobbiamo sentirci a nostro agio a farlo, e quindi questo è un po' il punto. Dal punto di vista, diciamo così, del cosa c'è dentro il pacchetto, sono 10 lezioni guidate dall'insegnante di madrelingua, gruppi piccolissimi dai 3 ai 7 persone, in modo tale che il madrelingua vi possa proprio fare da coach nelle frasi che utilizzerete un po' in classe, correggervi, farvi ripetere e farvi arrivare alla sicurezza, perché sapete che avete avuto una sponda, ok? E poi c'è tutta la parte su piattaforma dove trovate gli esercizi per migliorare, che restano lì per sempre, esercizi su fonemi specifici, esercizi su intonazione e ritmo con le visualizzazioni, poi le vediamo, e con varie frasi, no? Tipiche che utilizzerete in classe, proprio pronunciate o parole pronunciate, e anche ci sono delle proposte didattiche che potreste ribaltare sulla vostra classe. Nel Beat and Build più o meno funziona alla stessa maniera, 10 lezioni in diretta con l'insegnante di madrelingua, qua il gruppo è più grande perché il nostro obiettivo è lavorare in coro, proprio in coro, il concetto è quello, quindi non c'è più la verifica individuale che invece c'è in pronuncia e fluency, ma si lavora proprio cantando, per cui è più corale, quindi il gruppo un pochino più grosso, sempre la stessa cosa, 10 lezioni con l'insegnante di madrelingua, cantante, e poi tutta la piattaforma, che tra l'altro in questo caso è veramente ricchissima, dove troverete la grammatica multisensoriale, troverete degli cenni di fonetica che ovviamente utilizziamo per cantare, e troverete tra l'altro una serie di materiali proprio scaricata, la canzone, abbiamo creato la canzone con le slide da poter ribaltare letteralmente sulla vostra classe. Ok. Quindi il concetto è corsi finalizzati a perfezionare la pronuncia, particolarmente in pronuncia fluency ci si esercita individualmente a giro di tavolo nell'articolazione dei fonemi e delle frasi, e ascoltando gli altri e le correzioni anche, non lavorate soltanto sulla riproduzione ma anche sulla percezione delle differenze. Questo è un momento veramente molto 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 importante, perché noi siamo automatici, siamo tutti italofoni per lo più, siamo automatici in certi schemi che articolatori che poi determinano la maniera in cui pronunciamo l'inglese, per cui non soltanto produrli ed essere corretti, ma anche ascoltare quando gli altri li producono e sono corretti, aumenta la consapevolezza e ci fa migliorare veramente. Per cui effettivamente l'anno scorso avevamo presentato anche la versione individuale di questo corso, ma crediamo che la dimensione in piccolo, piccolissimo gruppo, 3 appunto, persone, 4 persone, 5 persone, sia ancora più utile, ok, da questo punto di vista. L'obiettivo è migliorare la sicurezza nel parlare e nell'ascoltare, e anche guardando l'insegnante, sia che lavora con te, sia che lavora con gli altri, acquisire dei modelli di interazione finalizzati al miglioramento della pronuncia. Cioè, se voi vedete David che non solo
corregge voi, imposta voi, ma corregge gli altri, imposta gli altri, riuscite osservandolo ad acquisire dei modelli di come potrete fare anche voi in classe a lavorare specificatamente sulla pronuncia. Ok? Vengono tra l'altro ripetuti nelle varie lezioni, nei vari topics, dei pattern che si ripetono sempre, quindi vengono poste delle domande, risposta, sospensione, alternativa, ci sono delle forme, diciamo così, in cui vengono presentati gli esercizi che non a caso sono ripetitive, proprio perché di volta in volta tu dovresti diventare sempre più sicuro e più automatico. Ok, e anche questi sono pattern che potete prendere e trasportare in classe, ok, per diventare più sciolti. Due parole sulla mia ossessione. Questi corsi sono veramente molto, sono corsi di inglese, ok? Io vi dico come prima cosa, questo è un corso di inglese, serve per imparare l'inglese, ma l'impostazione di questo corso è completamente diverso rispetto ai corsi di inglese normali, anche quelli che facciamo noi, perché noi facciamo corsi di inglese normali, questi qui sono corsi un po' particolari. E che cosa c'è di diverso in questi corsi? C'è di diverso che l'obiettivo più grosso di questi corsi qua non è insegnarvi più inglese, cioè voi incontrerete in questi corsi un inglese che conoscete già, è l'inglese A1. Quindi non è che trovate parole di cui non sapevate il significato o forme sintattiche o grammaticali che non avete mai visto prima. No, vedete l'inglese che conoscete già. Perché? Perché, quindi mi dite cosa serve Claudia? Adesso ve lo dico. Serve perché noi vogliamo puntare la vostra attenzione dal piano del significato, ok, quindi la comunicazione, cosa vogliono dire le parole, al piano del significante. Tutta la vostra attenzione e la nostra come insegnanti sarà puntato non al fatto che voi impariate delle nuove parole, ma al fatto che lavoriate per pronunciare meglio le parole che conoscete già. Non al fatto che utilizziate nuove forme sintattiche, ma al fatto che diventiate più naturale nell'intonazione di quelle frasi lì. Ok? Perché? Perché io ritengo che uno dei... e questo ha un'implicazione tra virgolette filosofica, diciamo così, filosofia dell'insegnamento, è molto importante e molto negletto l'aspetto sensoriale della lingua, sensomotorio della lingua. Noi ovviamente quando parliamo, quando comunichiamo, abbiamo l'attenzione al significato, è ovvio, no? Io vi sto trasmettendo dei concetti, voi state attenti ai concetti che vi sto trasmettendo, ma il vostro cervello non sta in prima istanza processando, cioè, i concetti, quello arriva dopo. Il vostro cervello si deve orientare nelle forme sensibili della lingua. Voi mi state guardando il mio labiale, voi state ascoltando e nel vostro orecchio entra un'onda sonora dove tutti i fonemi vengono uno in fila all'altro. Il vostro cervello è così allenato all'italiano che non ci fate manco caso e andate subito al livello dei concetti. Perché? Perché siete automatici nel leggere, diciamo così, tutti questi input sensoriali che io vi sto mandando. Ma quando noi andiamo in una lingua straniera, il cervello si trova a navigare in acque molto più sconosciute alle volte, o comunque conosciute meno, diciamo così. Quindi il vostro cervello deve fare un lavoro sulle forme prima di arrivare a processare il significato. E voi di forme ne state processando veramente tante, forse più di quelle, se ci prendiamo a pensare, di quelle che pensavate. Voi state processando sicuramente la scansione delle frasi, perché state decidendo, ok, quante parole semantiche effettivamente io sto dicendo, il vostro cervello sta ricostruendo le parole che portano il significato, però in realtà le singole parole che portano il significato da sole non funzionano. Se io cominciassi a parlare senza le preposizioni non mi capireste più improvvisamente, per cui in realtà state anche processando la forma
della frase, dove comincia una frase, qual è l'azione, qual è il soggetto, qual è l'oggetto. Voi non lo state facendo, attenzione, applicando delle regole grammaticali, ma processando delle frasi di cui il vostro cervello è abbastanza allenato a percepire la forma, ok? Tutta questa cosa qua, molto molto spesso, quando noi insegniamo una lingua straniera, effettivamente è come se la mettessimo sotto il tappeto, cioè noi sappiamo chi c'è, ovviamente, però ci aspettiamo che venga assorbita passivamente in qualche maniera. In realtà noi sappiamo che il lavoro che il cervello deve fare per leggere le forme delle parole, dove comincia, dove finisce, quali sono i suoni che la compongono, le forme delle frasi, quante parole ci sono dentro, che valore funzionale ha ogni parola in virtù della posizione che occupa? Questo è un lavorone, non solo, ma ci sono altre cose che state processando. L'intonazione, avete sentito che ho cambiato l'intonazione? Questa cosa dà delle informazioni al vostro cervello, come dire, attenzione, sta aggiungendo un'informazione. Alle volte la mia intonazione cambia, sta facendo una domanda retorica, oppure in un altro contesto sta facendo una domanda vera, gli devo rispondere, attenzione, attenzione, devo dare la risposta. Cioè, il vostro cervello sta processando tantissime forme. Quando entriamo in una lingua diversa che ha delle forme diverse, abbiamo bisogno di un Virgilio, oppure ci aiuterebbe molto avere un Virgilio che ci aiuta ad orientarci lì, ok? A puntare la nostra attenzione lì. Ecco, questi corsi sono stati un po' l'embrione di quella mia riflessione che è andata avanti per un anno esattamente su questo, sul fatto che potrebbe essere una buona idea. Adesso ve la do come formazione insegnante, voi potreste portarla in classe, dare più interesse, attirare maggiormente l'attenzione sulle forme sensibili, sensomotorie del discorso, in modo tale da migliorare la listening comprehension, non soltanto facendo più esercizio, ma dando proprio la mappa del territorio ai vostri bambini. Adesso è quello che facciamo noi con voi, no? Cercheremo di darvi la mappa del territorio in qualche maniera. Particolarmente gli elementi di cui parlavo prima, che raramente vengono affrontati in un corso di inglese, particolarmente nei corsi di inglese per principianti o bambini, sono questi. L'intonazione. Ok, l'intonazione comunica la natura della frase. È una domanda? È un'affermazione? Sta facendo una lista? Sta facendo un'esclamazione? Ok, quindi anche il sentimento del comunicatore è una delle forme sensomotorie, perché l'intonazione è sensomotoria, è un'informazione musicale, ok? Volume, altezza, è musica, ok? Che viene sovrapposta in qualche maniera applicata al linguaggio, che dà tantissime informazioni e che stranamente comincia ad essere studiata nelle lingue straniere dal B2 in su, il che è assurdo, perché in realtà l'intonazione è il primo elemento che ci comunica significato, non l'ultimo. Ok? Noi possiamo capire se una persona ci sta facendo una domanda anche senza sapere nulla di quella lingua lì, perché interpretiamo l'intonazione. Okay. Il ritmo. Allora, il ritmo in inglese è un veicolo di significato eccezionale, perché l'inglese è una lingua ritmica, non ha la declinazione come noi, ok? Ce l'ha molto poco. In compenso utilizza altri strumenti, tra cui questa diversità di energia e volume attribuita a diverse parole, ed è veramente uno strumento straordinario per il significato. Perché? Perché in inglese le parole importanti, concept words, quelle che portano significato, sono rilevate ritmicamente, rilevate, scusate, prosodicamente, quindi più alte, mentre le parole grammaticali, meno importanti, non semantiche, sono sotto. Questo va a creare una curva musicale, ok? Un ritmo specifico. Per esempio, poi ci sono dei pattern tipici dell'inglese, per cui, per esempio, due parole vicine ritmate suonano strane. Per cui entrare in questa specie di musica ci dà, e questo ovviamente ha un influsso sulla grammatica, tra l'altro, voglio dire più questo, e questa informazione qua è fondamentale per trarre il significato dalla frase. Quindi non stiamo facendo estetica, cioè non è che stiamo facendo quelli che vogliamo parlare come la regina Elisabetta, noi stiamo insegnando ai bambini a trarre significato dalle frasi. La sintassi.
La sintassi è fondamentale, la sintassi è per esempio nel suo elemento fondamentale l'ordine delle parole. Quando noi scostiamo, cambiamo l'ordine delle parole, normalmente stiamo comunicando enfasi. In italiano è molto facile, per esempio se dicessi la mamma a te guarda, okay? È molto diverso, lo percepiamo tutti, da la mamma guarda te, la mamma a te guarda. La mamma guarda te, quante informazioni, e in realtà le parole sono le medesime, le ho solo girate, ok? Quindi capiremo anche questi strumenti che si applicano a tutte le lingue. Dobbiamo soltanto avere un Virgilio che ci insegna a capire il perché e per come. La mappa del territorio, quando dico mappa del territorio, a sapere da che parte guardare. Anche perché noi siamo insegnanti di inglese e dobbiamo sapere che gli errori nostri, ma quelli dei nostri alunni, non è che riposano nel fatto che non studiano, cioè anche magari, però la maggior parte degli errori linguistici sono errori che derivano dalle abitudini che vengono dalla lingua madre. Abitudini articolatorie per quanto riguarda la pronuncia, quante volte noi vorremmo fare quel suono lì perché sappiamo che l'inglese ha quel suono lì, ma non ci viene. E perché non ci viene? Perché il nostro apparato articolatorio si è abituato a fare un movimento diverso, ok? Quindi dobbiamo diventare prima consapevoli del nostro movimento per dire: ah, aspetta, lo devo cambiare perché in inglese, per esempio, cosa a caso, la z non è come la z. La lingua va in mezzo ai denti, z. Nel momento stesso in cui io capisco questa cosa, capisco che sbagliavo a dire z perché dicevo d, perché non mettevo la lingua nel posto giusto, boom, arriverò alla pronuncia giusta. Cioè, è molto importante. Gli errori vengono da abitudini più che dal non studiare. Ok, questo vale per i vostri alunni, vale per noi. E sintattiche, anche un altro grande, diciamo così, serbatoio di errori è la riproposizione con le parole della lingua straniera delle nostre frasi, con il nostro ordine delle parole, con la nostra tendenza, per esempio, a utilizzare le preposizioni anziché la posizione delle parole. Faccio un esempio in inglese. Noi, cioè in inglese, per esempio, se noi mettiamo una parola prima del sostantivo, quella parola diventa un aggettivo, the paper bag, ok? Cosa vuol dire? La borsa di carta, ok? Quanti dei vostri bambini, se voi gli date da tradurre la borsa di carta, se sono anche bravini, dicono, a meno che non lo sappiano, the bag of paper, ok? Questo perché è un'abitudine sintattica, è un'abitudine a utilizzare in lingua straniera le forme sintattiche della nostra lingua, ok? È un serbatoio di errori. Come insegnanti, arrivare a questo tipo di consapevolezze ci aiuta a capire a che cosa serve in anticipo dove arriverà l'errore, cioè l'errore sarà lì. Quindi è inutile che io, visto che ho anche poco tempo in classe, lavoro su tutto. Io lavorerò con la consapevolezza della lingua esattamente nei punti dove so che arriverà l'errore. Quindi questa è la cosa fondamentale. Voi in classe, tra l'altro, avete dei bambini che vengono, l'italiano per straniere, che vengono da diverse, diciamo così, realtà linguistiche, nazionali linguistiche. Capire qualche cosa della loro lingua vi aiuterà moltissimo per capire dove faranno gli errori in italiano, oltre che in inglese. Che ne so, se avrete un bambino russo, d'ucraino che non hanno gli articoli nella loro lingua, faranno casino con l'articolo italiano, per esempio, oltre che con l'inglese, ok? Oppure se loro hanno i casi e non utilizzano le preposizioni perché hanno il caso che sostituisce la preposizione, faranno casino con le preposizioni. Cioè, questo tipo di ragionamento, noi adesso lo facciamo per l'inglese, ma è un ragionamento che ci aiuta moltissimo in tutti i contesti, e voi lavorate in un contesto di interlingua, perché avete ormai una percentuale importante di bambini in madrelingua, per cui diciamo che è un buon allenamento anche da quel punto di vista lì. Va bene, quindi orientarsi ai significanti, tutto questo discorsone per dire che un corso di lingua così tanto orientato più che sul significato, più che sulla comunicazione, sul significante, aiuta a diventare consapevoli delle abitudini nostre, ma poi diventa una forma mentis, ok? E ci diventerà naturale applicare questo tipo di mentalità ogni qualvolta insegnerete o una lingua oppure in lingua, ok? Perché avrete sviluppato la consapevolezza dell'origine dell'errore.
che è l'abitudine, ok? Consapevolizzate l'abitudine, correggete l'abitudine. E questa cosa qua vi aiuta soprattutto, oltre, ripeto, che magari pronunciare meglio, vi aiuta soprattutto dal punto di vista metodologico, ok? E permette appunto di allenare il proprio cervello a lavorare in maniera più mirata, ok? Quindi riconoscere all'ascolto quelle forme che prima per voi erano, come possiamo dire, magari fumose. Voi sapevate che erano diverse, ma non sapevate perché erano diverse, ok? Mentre nel momento in cui sapete che, dico una cosa a caso, i fonemi dell'inglese sono 44, quando siete di fronte a un allofono, voi sapete in che casella metterlo, in qualche maniera. Per cui vi semplificherà molto, oltre che la pronuncia, anche la comprensione all'ascolto. Perché? Perché avrete finalmente delle caselle ordinate dove mettere ciò che sentite. Ok. Okay. Finito il cappellino teorico, anche se io spero che possiate insomma trovarci qualche spunto pratico anche per la vita di tutti i giorni, 2 o 3 consigli così che per me sono stati utili e ripeto, io sono un orecchio di legno, per cui magari saranno utili per altri. Ovviamente sono consigli per italofoni perché io sono italofona, per cui i miei errori quando parlo in inglese sono proprio errori tipici, tra l'altro errori tipici non solo di un'italofona, ma di un'italofona della Lombardia, per cui per esempio parleremo adesso tra 2 secondi della schwa, che io non c'ho, perché in Lombardia tutte le vocali sono estremamente lateralizzate, ma se voi per esempio venite da un'altra regione, del centro Italia, del sud Italia, la schwa ce l'avete, per cui effettivamente prendete questi consigli come un modello per aiutare voi stessi, però ecco, li ho creati su di me, va bene. Allora, le vocali. Una delle cose che io credo, per quanto riguarda me, sono particolarmente difficili nel parlare l'inglese con una pronuncia che mi piace, una pronuncia ok, sono le vocali. Ok. Qui vedete il trapezio vocalico dell'italiano. Okay, trapezio vocalico vuol dire sostanzialmente i suoni delle vocali italiane come sono posizionati nella nostra bocca. Qui ci sono le labbra, ok? Per cui questi sono fonemi anteriori pronunciati più vicini alle labbra. Ok, aspetta che ve lo disegno così magari si vede meglio, è più chiaro. Ok, qui ci sono le labbra. Ok, e da questa parte qua invece c'è la gola, quindi questi sono fonemi anteriori e questi sono fonemi posteriori. Questi sono fonemi alti, cioè pronunciati con la lingua più alta, i. Fate caso dove avete la lingua i. E questi sono fonemi bassi, pronunciati con la lingua bassa, a, i, a, i, a. Cioè fate caso che effettivamente questi sono alti, la lingua è sollevata e questi sono bassi, a, la lingua più bassa. Ok, giusto per orientarvi nel trapezio, qualora non l'abbiate mai visto. Ora, la bocca, noi e l'inglese ce l'abbiamo uguali, infatti i trapezi sono uguali, però c'è una bella differenza tra le vocali italiane e le vocali inglesi, dove si posizionano quando le articoliamo. Quindi un esercizio molto 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 utile, secondo me, io l'ho visto fare per la prima volta ed è un canale che vi consiglio assolutamente perché lei tra l'altro è simpaticissima, Aurora, ok? Sicuramente la conoscete perché sui social va fortissimo. Ecco, che cos'è che ha senso fare? Ha senso utilizzando magari prima il trapezio italiano e cercare di capire cosa fa la vostra bocca quando pronunciate queste vocali. Poi invece vi spostate su questo trapezio qua che io ho scaricato dalla Cambridge, ok? Quindi se cercate su Google trapezio vocalico italiano-inglese è il primo risultato, ok? E vedete dove sono pronunciate le varie vocali e lì cominciate a immaginare, visualizzare che cosa fa la vostra bocca quando dice, per esempio, i e la vocale invece corta dell'inglese e i. Vedrete che la i, la e inglese, quella di ship, eccetera, si posiziona, oltre ad essere un pochino più centrale, si posiziona tra la i e la e.
Quindi un esercizio che è molto interessante da fare, ripeto, io l'ho visto per la prima volta fatto da lei, poi ne ho visti altri, tutti quanti sullo stesso genere, ma se volete c'è un video suo molto interessante in cui lo fa. Lui cominciate a dire i, e, magari fatelo allo specchio e rendetevi conto di come cambia la vostra bocca quando dite i e quando dite e. Ok, poi a un certo punto cominciate a lavorare sulla inglese, quella di C, shape, eccetera, e vedrete che la vostra bocca è a metà, per cui i, e, e. Facendo questo esercizio riuscirete a raggiungere l'articolazione corretta per dire shape, per dire shape, per dire la trapesca, tutte le parole che volete dire con questa specifica vocale. Attenzione, come sapete perfettamente, sbagliare questa vocale può fare tutta la differenza del mondo in certe parole che sono un po' volgari, per cui esercitatevi, ed è una cosa che potete ribaltare sulla classe, nel senso che questi esercizi sensomotori sono interessanti da fare con i bambini, ma anche con gli adulti. Ok? E questo tipo di lavoro lo potete fare con tutte le vocali. Vi raccomando particolarmente di lavorare con la schwa. La schwa è il fonema più comune della lingua inglese, il più comune. E curiosamente il fonema più comune della lingua inglese non ha nessuna lettera che lo rappresenti. Non c'è nessuna lettera che rappresenta lo schwa, ma pressoché tutte le lettere dell'inglese possono essere pronunciate come schwa quando sono atone. E come lo pronunceremo la schwa? In centro la bocca ed è la vocale pigra, così semplicemente. So che esistono certi dialetti dell'Italia, in milanese lombardo non c'è, per cui semplicemente lo devi trovare. E questo è il primo, diciamo così, consiglio per imparare, diciamo così. Ah, particolarmente una cosa che mi era piaciuta moltissimo era questa, la A, ok? Noi abbiamo la centrale, questa A. Gli inglesi, quando scrivono una parola come cat, C-A-T, non dicono cat, ma non dicono neanche cat, che sarebbe questa, ok? Che si sente molto spesso dire cat, famoso cat is on the table. Loro utilizzano questo fonema anteriore basso, a, a. Ok, un'insegnante diceva che per capire grosso modo che suono deve fare, immaginate di addentare una mela, cat. 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 E questa è un'idea che ho visto su un video YouTube. Ma le vocali semplici, i monottonghi, non sono ancora la cosa peggiore. Secondo me la cosa peggiore sono i dittonghi. I dittonghi, che spesso tra l'altro non sono dittonghi come noi con due lettere, per cui il dittongo può essere rappresentato come nella parola here da una lettera sola. Quindi imparate magari ad andare sul dizionario per vedere effettivamente l'IPA. Questo è un altro consiglio che volevo darvi. E poi cercate di visualizzare che cosa succede alla vostra bocca quando dite here. Ok, qui è molto piccolo, ve lo faccio vedere qua. Sostanzialmente vuol dire che voi passate dalla pronuncia e, ok, questa qua, alla schwa, e cercate di visualizzare se arrivate e. Ok, questo qua, chip, 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 Ok, dittongo vuol dire che la bocca fluisce da una posizione all'altra senza interrompersi, per cui, Ok, quindi sostanzialmente prima identificate le posizioni nella bocca e dopodiché scorrete, perché il dittongo è uno scorrimento, Ok, e così via. Lo fate con tutti quanti. Non so se riuscite a vedere, magari ve lo metto un secondo in così, lo vedete più grande. Vi ho fatto anche le freccettine, per cui Ok, scusate, non ho capito cosa è successo qua. Aiuto, panico. Ok, per cui sostanzialmente questo è un pochino il concetto. Un'altra cosa che fa una grossa, grossa, grossissima differenza è il ritmo dell'italiano è molto diverso dal ritmo dell'inglese. La cosa più facile che si può fare per cercare di capire come funziona il ritmo in inglese è capire quali sono le parole semantiche, non semantiche, come ho scritto qua, scusate, semantiche, dell'inglese.
In inglese le parole semantiche, che sono i nomi, i verbi, gli aggettivi, sono più forti, ok? Per cui io non dico my mother can speak English, io dico my mother can speak English, my mother can speak English. E allenatevi a dare maggiore enfasi alle parole accentate, alle parole semantiche, e meno enfasi alle parole non accentate, che in questo caso sono my, I can, per cui my mother can, my mother can, ok? The mother è più alto rispetto a my, I can, my mother can speak English, my mother can speak English, ok? Quindi questo è un allenamento che potete fare e ribaltare sulla classe. Un'altra cosa importante è che le parole che non sono accentate, quindi in questo caso per esempio my, I can, possono vedere un cambio di vocale, cioè la loro vocale può diventare più centrale. Vi ricordate, centrale vuol dire precipitare in un certo senso verso la schwa, ok? Per cui l'altro consiglio che vi do è andare sempre sul dizionario fonetico a cercare la weak form, la vedete scritta qua, c'è scritto strong, che vuol dire importante. Se io ti dico you should speak English, should è importante, ma se io dico You should study, not, okay, you should study more, ok? La parola più importante qui non è should, per cui io non dico più should, io dico should, should, should. Controllate sul vocabolario qual è la forma fonetica della parola sottolineata, forte, e della parola non sottolineata, debole. E se andate per esempio sul Cambridge Online Dictionary avete anche la possibilità di sentire gli audio sia della forma sottolineata sia della forma non sottolineata, forte, debole, e vedrete che hanno una pronuncia diversa, ripetete quella. Questo è sicuramente un ottimo consiglio per migliorare la propria pronuncia. Per quanto riguarda le consonanti, non vi fate spaventare dal fatto che sembrano tante, 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 perché in realtà quelle che come italofoni non avete sono proprio poche, ok? La maggior parte dei fonemi consonanti ci sono in comune tra l'italiano e l'inglese. Voi dovete imparare soltanto quelli che gli inglesi hanno e voi no, e questo vale anche per i vostri bambini. Per cui impareremo a pronunciare Impareremo che la T e la D sono diverse in inglese rispetto all'italiano. Una è dentale, in italiano sarebbe stata qua, in inglese sono alveolari, per cui t, t. E la stessa cosa vale per tutta questa colonna di consonanti che in italiano sono dentali, mentre in inglese si articolano all'altezza degli alveoli, quindi sono più arretrati, ok? E poi c'è la N, che noi italiani abbiamo, è la N di anche. Ok, non sapevo da averla perché è scritta sempre con la N, ma se voi ci fate caso, quando dite nonno e quando dite anche, provate nonno, anche, avete detto due fonemi diversi, avete fatto due movimenti diversi. Ora, questa è la N di anche ed è sostanzialmente quello che in inglese viene trascritto con NG. Quando voi vedete NG, voi non dite ng, non si dice good morning. Good morning, con la N anche, ok, e poi ovviamente l'H. Per cui sapere che cosa dovete fare vi semplifica la vita, perché alla fine della fiera, con quel tanto di Virgilio che vi dice dove mettere gli occhi, sapete che le cose da fare sono molto meno. Ok, e questi sono i miei consigli. Concludo dandovi qualche highlight sui corsi, ok? Così oltre a questi consigli estemporanei sapete cosa invece troverete se farete i corsi. Allora, troverete per esempio le frasi scritte con questa maniera che permette di visualizzare sia l'intonazione sia la sillabazione, perché sia l'intonazione che la sillabazione sono due elementi impliciti del linguaggio, ma che sono fondamentali per pronunciare bene. How are you today? Ok? Non how are you today o altre cose che si dicono. How are you today? Vedete che abbiamo disegnato le curve per, come possiamo dire, seguire veramente la luce, la voce. E anche il fatto che today sia segmentato è fondamentale, perché quando noi pronunciamo una frase è l'ultima sillaba, non l'ultima parola, quella che effettivamente conduce l'intonazione ascendente o discendente in maniera sensibile. Per cui
How are you today? Ok? How are you today? Quindi questa è una di quelle cose che faremo. Poi, questi sono i miei PTPA, di cui sono molto fiera, onestamente parlando, cioè dei segnali iconici, dei TPR, per rappresentare i suoni fonetici, che sono una maniera fondamentale, secondo me, per aiutare i nostri bambini a concettualizzare i suoni della lingua. Perché se noi li concettualizziamo come si fa normalmente con le lettere, ci troviamo davanti a una grandissima confusione, perché in inglese ci sono molte lettere che possono significare lo stesso suono e viceversa, perché non c'è corrispondenza lettera-suono. E invece noi abbiamo un sistema, abbiamo inventato un sistema di TPR univoco, dove ad ogni suono corrisponde un gesto. E questo è estremamente utile per formare le basi dello spelling. Okay? Anche quando siete all'asilo, state formando le fasi della consapevolezza metafonologica che un domani diventeranno spelling. Si può cominciare sin da piccoli e questa cosa permette di focalizzare i suoni della lingua. Okay, e non confondersi. Questa cosa c'è per le consonanti, questa per esempio l'H, e c'è per le vocali. Okay? E sono veramente fondamentali le basi dello spelling. Inoltre si fa un po' di conversazione, ripeto, sui temi che sono molto 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 importanti in asilo, prima, seconda e terza, per esempio il food, per cui ne sono delle conversazioni con delle frasi tipo, proprio perché in modo tale che l'insegnante vi può seguire sulla pronuncia, su questi topics qua. Okay. Ho qui anche velocemente, diciamo così, la scansione degli argomenti. Allora, all'inizio si chiedono, si danno info su di sé e si lavora sull'intonazione, quindi l'intonazione domanda e risposta. E si fa focus sui fonemi w e e. The book, ok? La seconda parliamo dei saluti, torniamo sui saluti e sulla famiglia e sugli oggetti scolastici. E su questi oggetti si fa esercizio di pronuncia con particolare attenzione alla percezione della s, v, ok? Dello schwa e della forma m, ok? Quindi la famosa N di anche. Okay. Nella terza unità si fa focus più vicino su sordo, sonoro, W, quindi w, t, d, quindi fonemi alveolari, s, sh, okay? Su tutte le parole che si sono viste prima e su altre parole si lavora con gli scioglilingua, okay? Nel quarto si comincia a fare focus sulle vocali lunghe e brevi e su R ed L, che sono in qualche maniera, specialmente se avrete degli alunni che vengono dai paesi asiatici, molto importante focalizzare la diversa articolazione di questi due fonemi. Se lo capite voi, potete ribaltarlo su di loro. Si lavora sull'intonazione delle frasi che contengono tutte le parole che abbiamo visto fino adesso. All'unità 5 lavoriamo su questi tre gruppi vocalici, perché questi sono gruppi vocalici, che sono scritti con la R, che sono vocali, ok? Questo ho sbagliato, manca la O, scusate. O, ok? E si fa focus sulle vocali che a questo punto sono diventate 13, siamo arrivati a 13 vocali, 13 suoni vocalici che vengono focalizzati nella pronuncia. Finalmente nelle unità 6 aggiungiamo topics di vocabolario su cui lavorare su tutte le cose che abbiamo detto prima, per cui aggiungiamo animals, body parts, have got, numbers. Nella 7 cosa ho scritto? rooms in house, okay, scusate l'errorino, everyday objects, there is, there are, sempre lavorando su tutte le cose che abbiamo visto prima. Nell'8 aggiungiamo choice and preposition, sempre lavorando su tutti questi elementi che abbiamo visto prima, quindi mentre pronunciate l'insegnante vi guida. Nella 9 parliamo di clothes, weather e nel 10 di food and seasons. E sempre parliamo applicando. Nel corso 2 lavoriamo sulla frase. Questo è proprio il disegno, no? Di come è fatta una frase, quei picchi di volume, per capire sostanzialmente che cosa succede dal punto di vista proprio sensoriale quando noi ascoltiamo una frase, quindi dal punto di vista motorio quando l'articoliamo. E questo ci dovrebbe guidare nel pronunciare frasi più simili a quelle del madrelingua, ovviamente sempre guidate da madrelingua. Lo facciamo su piccole conversazioni che sono quelle tipiche del livello A1, per cui per esempio che cosa fai alle ore il lunedì, cosa
file 9 il martedì e così via, per cui delle piccole conversazioni che fate con il madrelingua, dove il madrelingua vi imposta e vi corregge la pronuncia. Vedete anche questo sistema delle substitution tables che potete ribaltare sulla classe per guidare le conversazioni e modellarle, ok? Lavorate sulle collocations, che sono fondamentali dal punto di vista della pronuncia, perché le collocations sono quelle parole che vanno sempre insieme. Per cui nell'ambito di un disegno come questo, le collocations sono in qualche maniera delle parole inanellate. Lo sono sia dal punto di vista logico e semantico, lo sono anche dal punto di vista sensomotorio. Come dicevo, c'è un agganciamento molto forte tra questi due aspetti, su cui si ragiona poco, su che cosa succede dal punto di vista sensoriale e che cosa succede dal punto di vista grammaticale. Non sono compartimenti stagni per niente. Lavorerete sulla consapevolezza dei suoni, per esempio questo qua è il vocabolario dei trasporti, dove abbiamo focalizzato tre fonemi target che vengono anche qua identificati, poi mentre pronunciate voi sia li rappresentate, un domani li potrete insegnare in questa maniera ai vostri alunni, sia li focalizzate, ok? Come se fosse una specie di IPA gestuale, si dice gestuale, sì, iconico gestuale. Farete shadowing. Shadowing che cos'è? Una maniera per ripetere un testo dietro al madrelingua, quindi il madrelingua legge per primo, voi gli andate dietro e in questa maniera imitare consapevolmente tutte le varie sfumature articolatorie ed intonative che il madrelingua ha. Quindi ci sono delle piccole letture di livello A1, tipicamente sulle feste, ok? O sulle descrizioni, che voi fate in shadowing dietro al vostro insegnante. Ecco, questo è grosso modo il senso del corso. Quindi sia consapevolezza dei fonemi, sia consapevolezza dell'intonazione, sia consapevolezza del ritmo, facendo che cosa? Conversazioni e shadowing, ok? E anche ci sono dei piccoli esercizi tipo scioglilingua, però ecco, questo è un po' il concetto. Andiamo in dettaglio, si fanno nella comunità i numeri fino al 100, e poi i numeri ordinali, l'orologio, si chiede a che ora succede qualcosa, si fa il calendario, si fanno le collocation about time, poi nella seconda si fanno gli oggetti scolastici, il tempo libero, lo sport e le parole che riguardano le routine quotidiane e settimanali, nella terza si parla degli spazi in città, del trasporto, dei mestieri, nella quarta descrizione di persone, animali, le parti del corpo e gli aggettivi che finiscono in ed, ok, che hanno una pronuncia specifica. Poi nella 5 home, rooms, everyday objects, i tipi di casa e la descrizione delle case. Ovviamente tutte queste cose qua facendo conversazione, shadowing e percezione dei fonemi, del ritmo e del connected speech. Poi al 6, Halloween, quello dedicato alle feste, sostanzialmente, al country, nationalities anche, e cominciamo a lavorare anche sui role plays. Poi nella 7 alziamo, diciamo così, i numeri più di 100, arriviamo fino al 1000, parliamo delle currencies, parliamo di shops and money e si fanno ancora role plays. 8, directions, prepositions, role plays sempre. 9, summer holidays, restaurant, quindi i role plays al restaurant, e l'ultimo 10 è tutta una grande esercitazione mettendo dentro tutti gli elementi che abbiamo visto adesso, sempre sotto la guida del madrelingua. Sulla piattaforma, come ho già detto prima, troverete sia nel primo che nel secondo, sono due piattaforme diverse, ma che cosa hanno in comune? Che c'è il micro training fonetico con i TPR che rappresentano i suoni fonetici, il nostro IPA, diciamo così, il nostro alfabeto fonetico gestuale, il focus sul vocabolario e sulle frasi tipiche che avete praticato sul madrelingua, facendo attenzione ad aspetti di fonetica, intonazione e accentazione, e tutti questi materiali restano a disposizione per sempre. Il totale dei corsi, cioè ogni singolo corso, scusate, è un totale di 25 ore formative, perché proprio questi materiali sono importanti per praticare anche dopo che è finita il corso. Noi registriamo tutte le lezioni che fate con madrelingua, ve le mettiamo in piattaforma avete materiali di studio, è un tipo di formazione che secondo me non si fa così, sulla quale ha senso magari tornare e riflettere, per questo la lasciamo lì per sempre. Vi dico due cose anche di Beats and Bills, anche se l'ho presentato settimana scorsa, giusto tre immagini che rappresentano delle idee di quello che troverete nel corso, se lo vorrete fare. Ripeto, il corso è di tipo musicale, quindi in questo corso si canta, si ritma, si battono le mani. Ok, su cosa lavoriamo? Sillabe, i patterns, cioè le regolarità
del linguaggio, le curve melodiche, su, giù, su, giù, ok? E i fonemi, sia vocalici che consonantici, ovviamente non con la stessa profondità degli altri due corsi, perché ci servono semplicemente per portare a casa, diciamo così, una certa canzone, un certo ritmo, per cui noi lavoreremo su quello che ci serve per il nostro programma di tipo musicale. Poi lavoreremo sulla consapevolezza sintattica, particolarmente c'è una parte, adesso ve la faccio vedere, abbastanza profonda sulla costruzione delle frasi e la successione delle parti del discorso, ok? Perché è intrecciata con il discorso sensomotorio, come ho cercato di spiegarvi, e sulla trasformazione delle frasi. Che cosa succede alle frasi quando le cambio con la grammatica? Lo vedremo sia dal punto di vista delle frasi, della grammatica, che però adesso vi faccio vedere come vengono rappresentate, non in maniera tradizionale, sia dal punto di vista di come le pronuncio e come le percepisco. E lavoriamo un pochino anche sulle regole di codifica e decodifica, nel senso che si cerca di darvi la consapevolezza di come la lingua viene rappresentata, ok? Per cui, per esempio, vediamo che cosa succede quando abbiamo nella lingua una combinazione consonante-vocale, tipicamente parole come hi, ok? Quella i si pronuncia con il suono lungo, perché è aperta, la sillaba finisce con la vocale, ma se ho una sillaba chiusa, vocale, consonante, quella i si pronuncia e, it, hi, it. Perché? Perché c'è una regola che vedremo nel corso. La stessa cosa, CVC versus CVCE, per cui che ne so, la differenza tra but e bait, ok? C'è una regola che sta dietro e questa regola si applica anche alla scomposizione delle parole lunghe. Noi, imparando queste regole qua, sappiamo in grado di prevedere quale pronuncia avranno le varie parole. Faccio vedere alcune cose tratte dal corso. Ok, per esempio questo, non ho qua la musica la sentirà che è scritto, è una canzoncina, ok, fatta con un ritmo specifico che è il ritmo della frase col predicato nominale, ok, e se ci fate caso ho sottolineato tutti i fonemi anteriori perché tutte queste parole sono costruite con fonemi anteriori. E vedete che la A di cat è un fonema anteriore. Non è la nostra A, non è la E, è questa. Quindi queste sono canzoncine che contemporaneamente ti danno l'intonazione, il ritmo tipico del predicato nominale, ok? E contemporaneamente ti fanno lavorare su un gruppo di fonemi collocato in una certa maniera nella bocca. Poi vedremo le forme sintattiche, che tipo di schema ritmico hanno. Per esempio, questo è il ritmo today, che è lo stesso ritmo di I run, he talks, we sing, ok? È il ritmo della frase minima, perché la frase minima è un ritmo specifico, ok? Che poi possiamo trovare, per esempio, anche in certi sintagmi nominali, come the cat, that cat, my cat, a cat. Possiamo trovarle anche, per esempio, nelle frasi con i numeri, ok? Quindi identificazione di certi pattern di tipo ritmico, ok? In varie parti del discorso. Questi sono sempre chants, questo è un chant, quindi è una canzone che serve per identificare e pronunciare ritmicamente, quindi trasmettere questa cosa ai vostri alunni, le parole semantiche, le parole importanti, le parole consonants che hanno l'accento. Questa è l'identificazione con un metodo multisensoriale della grammatica, ok? Che contemporaneamente è, per cui vedete le parti del discorso che sono sottolineate con dei colori diversi, ma contemporaneamente ci dà degli schemi di intonazione, perché questa è una frase che va su, perché è una frase che va su, perché è una domanda aperta, e questa è un'affermazione che va giù. Dal punto di vista grammaticale, vedete che bella simmetria che vi ho creato, che aiuterà i vostri bambini a costruire in maniera corretta le domande e le risposte. Guardate, is, the hand. Ok, questa non me la sono inventata a caso, cioè vuol dire la lingua inglese è simmetrica, bisogna semplicemente entrarci dentro per capire come funziona. La stessa cosa la facciamo per esempio con questo tipo di schemi. È grammatica, ma sembra musica.
Il concetto è questo. Quindi, velocemente, quali sono gli argomenti? Le sillabe nella prima unità, la differenza tra le parole VC e CVC, le vocali brevi, ok? Le avete visto alcuni chant con dei focus specifici. Poi parleremo dei jazz chants di Caroline Graham, ne faremo insieme alcuni. Particolarmente lavoreremo sulle famiglie di parole con le vocali lunghe, sui dittonghi, ok? Sempre facendo chants. Poi lavoreremo sulla sintassi, identificazione della posizione articolatoria della, scusate, non della sintassi, ma sono nel centro della posizione articolatoria della vocale, per cui la fonetica, e lo schwa. E lavoreremo su che cosa succede alla pronuncia delle parole quando sono già ambito che ha influenza su come funziona effettivamente la vocale. Sì, ce l'ha, perché la vocale atona è schwa, per cui sostanzialmente vedremo i bisillabi, trisillabi, eccetera, facendo la suddivisione in sillabe, e da lì cantiamo facendo attenzione a che vocali cantiamo, ok, nelle singole parole. Lo facciamo con i bisillabi nell'unità 3, passiamo ai trisillabi nell'unità 4, ok, e identifichiamo le forme che sono in comune tra le parole trisillabiche, le frasi trisillabiche, sempre cantando. Poi nell'unità 5 lavoriamo sull'intonazione ascendente e discendente e focalizziamo un altro concettore, adesso non posso parlare di cui non vi posso parlare, dell'inglese, che sono i thought groups, ovvero i gruppi logici, che sono fondamentali per estrarre efficacemente il significato delle frasi e che vengono studiati pochissimo, per qualche motivo che non capisco, sempre attraverso il canto. Sempre più lunghe le frasi, adesso andiamo sulle parole quadrisillabe che hanno due accenti, e che cosa succede nelle unità quadrisillabe, siano esse parole, siano esse frasi, ok? E focalizziamo alcuni fonemi che possono essere confusi in italiano. Nella 7 entriamo nel concetto di domanda-risposta, ok? Come se fosse un role play, ma lo facciamo cantando, ok? Sempre lavoriamo su alcuni gruppi fonetici e lavoriamo sulle WH words, ok? Che proseguiamo nella 8, sempre con questo giro di domanda e risposta e di paragone cantando di frasi interrogative e affermative. E nelle 9, nel 9 facciamo grammatica, ma la facciamo cantando, con la formazione di frasi affermative, negative e interrogative, quello che succede sia dal punto di vista grammaticale che dal punto di vista sensomotorio. E particolarmente nella 10 lavoriamo ancora sulle formazioni delle question tags, sia dal punto di vista grammaticale che dal punto di vista ritmico e intonativo, e lavoriamo sulle informs. Ok, in piattaforma c'è tutta questa roba qua, c'è multisensory grammar, focus sulla consapevolezza metafonologica, fonetica, intonazione e accentuazione, le regole base di codifica e decodifica, resta tutto a disposizione per sempre e in totale sono 25 ore. Ok, sono in ritardo solo di 2 minuti, grazie per la pazienza. Spero di non avervi ubriacato, visto che ho parlato un po' troppo veloce, e se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione. Ah, c'è subito Gabriella che mi chiede: potresti inviarmi le modalità di iscrizione a questo corso? Senz'altro, questa sera riceverete da me la mail. Tutte le persone che hanno iscritto ricevono la mail. Se qualcuno ci sta seguendo su Facebook, mi scriva in modo tale che possa inviare la mail anche a lui, dove troverete, o lei, dove troverete il foglio per iscriversi e potete decidere a quale corso iscrivervi. Il mio consiglio è, se posso permettermi un consiglio, se lavorate, sì, Gabriella è pagabile con la carta del docente, siamo un ente accreditato. Dicevo, se è la prima volta che vi orientate nella fonetica, il mio consiglio è di cominciare con Pronunce Fluency 1, ok? A meno che non siate già, come dire, un po' esperti, allora in questo caso passate direttamente a Beat and Build. Se invece volete lavorare sulla formazione delle frasi, sulla 1, con un lavoro un pochettino più scolastico, vi consiglio Pronunce Fluency 2. Ok, che l'altro. Però ecco, con Pronuncia Fluency 2 il lavoro è un pochino più scolastico, individuale, lo consiglio soprattutto a chi è insicuro nella pronuncia, insicuro nella ritmica, eccetera. Se invece voi vi sentite più sicuri sia per voi stessi che per i vostri alunni, il mio consiglio è passare subito a quello più avanzato, perché lo considero più avanzato, Beat and Build. Sappiate soltanto che con Beat and Build certe cose vengono date per scontate. È un po', infatti, molte delle persone che si sono già iscritte
a Bits & Build hanno già dato, hanno già fatto pronuncia 1 e pronuncia 2, o perlomeno uno dei due. Non è obbligatorio, però effettivamente io, per non stare a ripetere esattamente gli stessi concetti, in Bits & Build certe cose le date per scontate. Per cui nel caso, scrivetemi una mail oppure telefonatemi e io magari vi do un consiglio anche ad hoc su quello che interessa a voi. Ho visto, mentre parlavo con la coda dell'occhio, una domanda, mi diceva: per la scuola media qual è il migliore? Allora, dipende da che cosa volete fare. Se volete fare un lavoro più scolastico, i vostri bambini di prima media sono ancora a livello 1 e percepite, perché dipende anche dalla vostra percezione come insegnanti. Se voi percepite che hanno delle incertezze nella pronuncia dei suoni, che succede spesso, voglio dire, oppure volete insegnargli il connected speech, ok? Oppure volete spiegargli i rudimenti del ritmo inglese, la differenza tra content words e function words, allora andate su Pronuncia Fluency 2. Pronuncia Fluency 2 potrebbe non essere sufficiente invece per ragazzi un pochino più grandi che hanno già acquisito, o più avanzati, perché poi non dipende dall'età ma da quanto hanno acquisito, che hanno già acquisito queste cose qua. Quindi in quel caso lì vi consiglierei Bits & Build, che è più avanzato, però è più avanzato anche per voi. Quindi dipende anche da voi, ok? Adesso Raffaella risponde un secondo istante. Dipende anche da voi, perché questo è un corso che voi potete ribaltare sui vostri alunni, ma dipende anche voi come vi sentite. Cioè, se voi vi sentite insicuri nei fonemi dell'inglese, non avete mai studiato fonetica, allora cominciate da Pronuncia Fluency 1, perché tanto noi proporremo tutti i corsi anche andando avanti. In questo caso è meglio fare la scala: prima acquisisco i fonemi, poi acquisisco il connected speech e poi mi butto su questo concetto, secondo me affascinante, però è oggettivamente più complesso, dell'applicazione delle categorie musicali alla lingua. Se voi siete musicisti, il mio consiglio è assolutamente di fare subito Bits & Build, perché certe cose vi verranno naturali e non ci sarà assolutamente bisogno di spiegarvi nulla. Se invece siete come me, io sono arrivata a questo tipo di concetti attraverso una strada un po' lunga. Perché? Perché sono un orecchio di legno. Ho imparato e imparando certe porte mi si sono aperte. Ok, un secondo che mi state facendo le domande sulla chat, per cui vi devo seguire. Gabriella dice: i miei alunni frequentano un corso bilingue Cambridge, ma non hanno mai fatto fonetica. Lo so, perché la Cambridge ignora la fonetica, non so come mai. Allora, se non hanno mai fatto fonetica, che sia con questo corso, che sia con un'altra strada, però assolutamente un po' di fonetica fategliela fare, altrimenti tutta la lettoscrittura verrà appoggiata soltanto sull'analogia. Che va bene, cioè, voglio dire, generazioni di inglesi americani hanno fatto così, però oggettivamente parlando, se i vostri bambini, i vostri alunni e voi stesse imparate le basi di fonetica, certe cose non dovete più imparare a memoria, perché le capite, perché certe cose che a noi sembrano assurde, in realtà si tratta soltanto di capirle, cioè avere la chiave per aprire quella porta. E paradossalmente, se voi imparate un po' di fonetica e le 6 regole dell'Orton Gillingham, di cui parliamo brevemente nel Bits & Build, poi invece c'è un corso specifico per quello, se qualcuno fosse interessato me lo chieda, imparando poche regole tu puoi gestire l'85% delle parole inglesi. E non devi impararti a memoria tutti i pattern, perché i pattern sono quelli. Per cui il mio consiglio, anche se Cambridge non le fa, un po' di fonetica fategliela fare. I miei, no, questo l'ho già visto. Allora, Raffaella chiede: sono nell'infanzia, dovrei essere a livello A1, posso fare Fluency 2? No, Raffaella, cioè, nel senso, puoi farlo se vuoi, però io a te consiglio di fare l'1 se lavori nell'infanzia, nel senso, questo non è un corso di inglese, è un corso di business English per insegnanti. Per cui, se tu lavori l'1, ti servirà molto, ma molto, ma molto, ma molto di più il Pronuncia Fluency 1, perché quello lo prendi e lo porti in classe. L'altro, se vuoi farlo per te, per l'amor del cielo, va benissimo, però allora forse Bits & Build è più divertente, però non lo usi in classe. Mentre Pronuncia Fluency 1 alla scuola dell'infanzia lo usi proprio, cioè lo usi tantissimo. Va bene, ecco, forse ho risposto a tutte le domande che sono in chat. È possibile pagare con carta docente? Sì, ok.
Nicoletta mi chiede se mando le informazioni per mail. Assolutamente sì. Ok, ci sono altre domande, altre cose che mi volete chiedere? Per esempio, nessuno mi ha chiesto quanto costa. Vabbè, se vi interessa ve lo dico. I corsi costano 180 euro, però se avete, ok Raffaella, 180, però se avete già fatto corsi con noi, oppure se comprate più corsi insieme, oppure se vi iscrivete con un collega, oppure se comprate contestualmente, adesso settimana prossima ve lo presento il primo, poi arriverà la presentazione anche di quell'altro, uno dei due libri che stiamo facendo uscire quest'estate. Avete diritto ad uno sconto, per cui il prezzo da listino, se ne comprate uno solo, non avete mai comprato niente da noi, è 180, ma possiamo scendere e chi ha ricevuto lo sconto sa che quando scendo, scendo tanto, perché mi fa piacere che la persona torni da me, lo sconto può essere sostenuto se siete una di queste cose, cioè vi iscrivete con un collega o comprate più cose contemporaneamente o le avete già comprate. Ok. Ci sono altre domande? Ok, se non ci sono altre domande, io vado al sondaggio che spero che abbiate compilato nel frattempo, così magari riesco a dialogare un attimo con voi sulle cose che avete scritto. Vi ricordate che ho lanciato il sondaggio? Allora, ti senti sicuro nella pronuncia dell'inglese? 11 persone, cioè, quindi, diciamo, la maggioranza dicono, perché hanno votato solo in 16, dicono dipende dal livello della comunicazione. Ok, questa è una cosa che è molto, molto, molto giusta, perché le frasi lunghe presentano una serie di ostacoli che le singole parole non presentano. E per questo, se mi posso permettere un ultimo consiglio, date un'occhiata al metodo SMART. Ok, che dà dei consigli buonissimi per migliorare la pronuncia delle frasi lunghe. Immagino che sia quello il livello della comunicazione. Quindi tanti ostacoli tutti insieme. Per cui se vi fa piacere, date un'occhiata al metodo SMART per pronunciare le frasi lunghe. Per quanto riguarda il resto, la sicurezza è la sicurezza, cioè nel senso, se conoscete i fonemi e li pronunciate bene, non importa se parlate con un bambino o con il Presidente della Repubblica, i fonemi vanno pronunciati bene quando insegniamo inglese. Per cui al di là possiamo dire, delle cose difficili perché sono frasi lunghe, che sono oggettivamente una difficoltà a sé stante, mi raccomando, se posso permettervi, lavorate bene in ogni caso. Se volete fare con il nostro corso, sicuramente avrete dei risultati, ma potete farlo anche da solo con il vocabolario fonetico. Lavorate sulle vostre abitudini articolatorie. Poi vediamo la seconda domanda. Questa è interessante. Il tuo punto debole quando parli inglese è la pronuncia di alcuni singoli fonemi, ok? L'intonazione, la grammatica o il vocabolario? Ok, la maggioranza dice che il problema che si percepisce è la pronuncia di alcuni singoli fonemi. Suppongo che siano esattamente i fonemi che vi ho fatto vedere prima, quindi spero che la lezione sia stata utile da questo punto di vista, che sono i fonemi che l'italiano e l'inglese non hanno in comune. Sono una minoranza, sono veramente pochi. Alcuni fonemi vocalici, quelli sono più difficili secondo me, e 9 in tutto fonemi consonanti, ci sono 9 suoni, quindi non facciamoci prendere dal panico, sono soltanto 9 suoni consonantici da perfezionare e poi ovviamente il lavoro sulle vocali che è abbastanza complesso, ma quello è un altro paio di maniche. Però già se il vostro cruccio fossero le consonanti, avete visto quante poche sono, non dovete impararvele tutte, soltanto quelle importanti. Vediamo, la prossima domanda era. Ecco, questa mi interessava. Pensi che cantare aiuti a migliorare la pronuncia? Ripetere, fare shadowing dietro un madrelingua, aiuti a pronunciare la pronuncia? Ascoltare video aiuti a migliorare la pronuncia? Allora, qua la maggioranza delle persone, non so se volete confrontarvi con me perché io non sono d'accordo con voi, ritiene che la maniera migliore per migliorare la pronuncia sia ascoltare video. E non è vero, secondo me. Qui la maniera migliore è cantare. È cantare perché quando cantiamo, specialmente se cantiamo dietro a un musicista che insomma che ci aiuta in qualche maniera, ripetiamo lo schema delle sillabe e delle vocali in una maniera molto più automatica e naturale.
perché la musica stessa ci costringe in alcune forme sensomotorie che poi invece perdiamo nella pronuncia, diciamo così, discorsiva. È la stessa cosa della poesia. Se voi, per esempio, vi metteste a leggere della poesia in ritmica, in metrica, dove c'è un'alternanza, diciamo così, di accenti, vi trovereste a pronunciare molto meglio che non in prosa. Ok? Per cui cantare fa miracoli, miracoli. Infatti, non so se conoscete, adesso Deborah mi conferma, sapete quei ragazzini, non ero io, io ero negata, che scaricavano le canzoni? Quelli hanno imparato l'inglese un sacco. Perché? Perché cantavano, ripetevano, erano in grado di trovare le parole dentro le canzoni. Ecco, Deborah, eri tu. Quelle persone lì hanno sviluppato delle capacità connesse di orecchio e articolazione che credo siano state utili in tutte le lingue. Quindi cantare, cantate in lingua, che è anche più divertente, no? Che ascoltare video su YouTube, almeno dipende poi dal video. Un'altra maniera molto buona è fare shadowing, anche per le intonazioni, diciamo così, di significato. Per cui se vi mettete, se proprio vi piace guardare video su YouTube, pausate, ogni, mettete pausa, ogni, che ne so, 30 secondi e anche meno, e provate a ripetere quello che ha detto nella maniera in cui lo dice lui. Questo è molto molto utile per migliorare la pronuncia e l'intonazione. Fregatevene di cosa dice, non è importante. Stiamo parlando di forme sensoriali, non stiamo parlando di significato. Vedrete che se lo fate anche pochi minuti tutti i giorni, effettivamente il risultato lo notate. E se potete fatelo con la musica, che tra l'altro, ripeto, è anche più divertente. Ok, ho visto soltanto un altro paio di domande mentre parlavo. Marika mi chiede se rifaremo questi corsi a luglio. Dipende da quante iscrizioni abbiamo. L'anno scorso abbiamo rifatto i corsi a luglio perché abbiamo avuto l'assalto alla dirigenza, non siamo riusciti a servirvi tutti quanti a giugno, è impossibile fisicamente. Se quest'anno ci saranno abbastanza iscrizioni, sicuramente le ripetiamo a luglio, molto volentieri, se no a settembre. Per il momento partono a giugno, il 17 di giugno, vanno avanti fino al 17 di luglio.